Ciao ragazze! Allora, oggi sono qui per farvi vedere questo nuovo look. È un look sui toni del marrone e oro, però scusate, ma non sapete cosa sta succedendo qui. Vicino alla fotocamera, comunque dopo ve lo dirò. E questo è il look. Spero vi piaccia, fatemi sapere. E non immaginate qui. Praticamente, ve lo dico in due parole, sto facendo una videochiamata con il mio ragazzo che ha fatto un po' di acquisti che ha fatto un po' di acquisti per me da Plinky a Livorno, perché lui studia e lavora lì. E niente, me li sta facendo vedere, mi sto pisciando sotto dalle risate, quindi scappo a vedere che cosa combina il mio ragazzo e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazze! Allora, applichiamo una base e io ho applicato sia il mio matitone color ambra e poi andrò ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio il Metal Glam bronzato, il numero 1. Allora, al momento lo metto nell'angolo esterno. Perfetto. Fatto ciò, questa palettina della Essence, che è della linea Sun Club, ed è la numero 4, Bali Fever. E prendo questo dorato che è leggermente, che ha dei riflessi quasi verde oliva. Mi ricorda tanto il colore dell'olio, non so perché. L'angolo interno, proprio all'interno qui, non lo vado a toccare, ma parto da qui. Con quel che resta sul pennello vado a sporcare la seconda parte dell'occhio, ma appena appena. Fatto ciò, vado a prendere un ombretto. Questo è l'ombretto della Malinka, che è una nuova marca che è comparsa nella mia profumeria vicino casa. E questo precisamente è il numero 3. Davvero particolare, molto. È pieno di brillantini ed è quasi color carne. Sulla mano vedete che l'effetto è questo, quindi è piuttosto neutro come colore, però ha questi brillantini che lo rendono comunque particolare. Infatti io, quando devo fare un trucco veloce, utilizzo questo e basta. E lo applico nell'interno dell'occhio. Però comunque guardate che colora. E vado a portarlo in su, entrando quindi nella piega dell'occhio. Così. Poi lo utilizzeremo anche un po' come illuminante. Allora, fatto ciò, riprendo il mio dorato abbastanza olivastro e ne applico un altro po' al centro dell'occhio. Ricalco un attimo, se così si può dire. Fatto ciò, prendiamo un marrone scuro che ha dei brillantini dorati e verdi. Ma un marrone più scuro sarebbe meglio. Sarebbe meglio. Comunque, applico questo.
lo porto nella piega dell'occhio, così. Prendiamo uno sfumino e andiamo a eliminare quella, diciamo, linea. Andiamo a sfumare i due colori prendendo un po' dell'oro, sempre quell'oro olivastro, e andandolo a mettere qui per sfumare bene il colore, i due marroni. Ok, così. Vado per il Metal Glam, il numero 1. E appunto mi sento un capello nelle vicinanze. Così. Così. Proseguiamo applicando come highlighter sia l'highlighter che ci mette a disposizione Essence nella palettina, quindi quello centrale, marcando soprattutto la fine. E poi prendo un altro po' dell'ombretto che ho utilizzato all'inizio all'interno dell'occhio, cioè nella parte più interna dell'occhio, questo della malinca, e lo applico solo al centro, nella parte dell'arcata più alta. Così. Perfetto. Applichiamo la matita marrone facendo una riga molto sottile. Cerchiamo davvero di mantenerci ai limiti. Così. E all'interno, nella rima interna, volevo dire, andrò ad applicare questa matita color crema della Essence, che è la Cajal 2 in 1 Pencil numero 4 Coffee and Cream. Vedete, è un color champagne. E lo vado a mettere nella rima interna. Perfetto. Applichiamo il nostro mascara e abbiamo finito. Questo è il look finito, spero vi piaccia, fatemi sapere e scusate ancora per l'intro, ma morivo dalle risate. Ci vediamo al prossimo video, ciao!